Ciao a tutti amici e amiche che ci seguono del nostro canale RGR. Oggi mi è venuto appena oggi mi è venuto le cuffie della Turtle Beach della Air Force in modalità, cioè fatto dalla Call of Duty Black Ops 2 e in edizione limitata. Qua proprio qua c'è scritto edizione limitata. Vabbè, comunque come possiamo vedere in prima fila possiamo vedere l'immagine dei Black Ops 2. Poi qua c'è un'immagine della Turtle Beach, come sarà. Poi se passiamo al lato c'è un'informazione in inglese e una in francese. Questa è in inglese, questo è in francese. Comunque qua in inglese ci sono scritte dove lo possiamo usare. Infatti lo possiamo usare su uno smartphone, tablet, un portatile game system come Nintendo, cioè la 3DS o la PS Vita o anche le sue versioni precedenti, con un digital musical player, quindi lo possiamo usare anche per cellulari e computer per ascoltare musica e fare altro. Se invece andiamo sul di dietro c'è scritto di nuovo fatto dalla Turtle Beach. Poi ci sono diverse informazioni in diverse lingue, c'è anche in italiano, tra cui. Se invece andiamo ad aprire la scatola, possiamo vedere che c'è le cuffie. Qua c'è un piccolo quello lì vedremo dopo quello lì per qualcosa. Sarà per qualcosa. Poi qua ci sono le gommine, due gommine, tre gommine. In totale sono sei gommine con tre diverse misure. Qua ce n'era uno, però non so dove è andato. Vabbè. Comunque, plug-in in oro della 3,5 mm. C'è anche un adattatore per il 4. Poi c'è uno skin line mic. Quindi possiamo usare quando ci vengono le chiamate su Skype. Lo possiamo rispondere anche da lì. Poi ci fa vedere come lo possiamo mettere sul nostro orecchio. Che è però un po' deludente dalla mia parte perché non è molto bello da parte mia metterlo così. Cioè arrotondato nell'orecchio. Poi c'è anche un piccolo microfono con un high performance di 10 mm di driver e niente. Poi passiamo all'unboxing. Se apriamo la scatola dal sotto, perché sopra c'è questa cosa qui che un po' che non la vorrei rovinare, non so nemmeno se sarà insieme alla garanzia, però se voi ce l'avete con la garanzia vi consiglio di non metterlo. Vabbè. Comunque qua lo possiamo pure aprire. Mannaggia a me con una mano. Ok. E poi tu c'è già un coso di nome stop. Una pellicola del cavolo. Mannaggia a me. Oh. E vabbè. Ok. Eccolo lì. Eccolo qua. Questo è il secondo. Questo è l'altro che avevo perso durante quando lo stavo cercando di aprire, ma poi ho deciso di fare un unboxing per bene in prima vista. Vabbè, comunque dicendo le mie cavolate, giusto, mi sono scordato di presentare, sono Dynamic, mamma mia. Vabbè, questa è una piccola borsa per ragazze, no, sto scherzando, una piccola borsa in cui possiamo conservare le nostre cuffie. Vabbè, poi se andiamo ad aprire, qua c'è questo è l'adattatore di 4 mm, quello adattatore, quello qui, adattatore 4 mm, e questo è la nostra sono le nostre cuffie. Oh, mannaggia a voi, mannaggia a te, mannaggia. Oh, ma ci dovrebbe essere un microfono. Dove è andato il microfono? C'è il microfono. Oh, dove è andato il microfono? Dove è andato il microfono? Ah. Cioè, se andiamo a vedere qua ci dovrebbe essere un microfono. Eccolo qua. Dov'è andato il microfono qua? Oh. Mannaggia! Lasciamo stare il microfono. Passiamo, vabbè. Forse è stato io che ho visto male. Vabbè, no, niente, lasciamo stare. Vabbè, come vediamo qua c'è il piccolo pulsante per rispondere alle chiamate. Questo qui. Per rispondere alle chiamate e questo penso che sia il microfono, questo piccolo coso. Comunque, poi ci abbiamo fili rivestiti duri, molto duri, quindi andranno a lungo molto tempo. E queste sono le cuffie.
di metallo, come potete sentire, fatto in metallo. Cosa che pensavo che era il microfono, invece non lo è coso per il coso per ascoltare, è così, no? Comunque come... Oh, mannaggia voi, mannaggia. Vabbè, questo non pensato a questo, che è questione di mia sorella, quindi lasciamo stare. Quindi come possiamo vedere è anche rivestito. Mannaggia, ok. Ora proveremo ad attaccare l'adattatore. Sicuramente si attaccherà, perché non è che tutti sono stupidi come me. Però sicuramente si attaccherà. Oh, ci sono riuscito. Oh, ci sono. Vabbè, come avete visto, questo è un adattatore già attaccato. Non vi ho fatto vedere i plugin in oro. Eccolo qui, oro. Incluso l'adattatore, che è in oro. E anche questo all'interno è oro. Non si vede perché è poco luminoso, ma può farlo, ho visto. È in oro. Comunque, ciao a tutti ragazzi, questo video, spero che vi sia piaciuto questo unboxing prima di quell'altro. Ricordate che non c'è, cioè io sto facendo con una mano l'unboxing, quindi sarà un po' disastrosa finché non mi verrà in regalo quella cosa per tenere la videocamera. Però, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, sono Dynamic, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi per altri video come questi, o gameplay, cose varie. Comunque, ciao a tutti ragazzi, alla prossima.